Senti, visto che abbiamo poco tempo a disposizione, darei subito la parola al ministro Armando Varricchio, che è il consigliere diplomatico del Presidente. Vai. Grazie, buongiorno. Inizierei a descrivere l'organizzazione di questo vertice, il 31esimo vertice bilaterale fra Italia e Francia, che si svolgerà domani in due luoghi. Il luogo principale sarà Villa Madama, è lì che avranno luogo le bilaterali fra i ministri dell'interno, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia. Parallelamente avranno luogo gli incontri bilaterali del Presidente del Consiglio con il Presidente Hollande e il Primo Ministro Ayrault. Nel mentre alla Farnesina, a partire dalle 4:15, si riuniranno i Ministri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture, del Lavoro, dell'Istruzione, Università e Ricerca, dei Beni e le Attività Culturali e degli Affari Europei. Alle 16:40 avrà luogo un incontro allargato tra i ministri degli esteri e della difesa, al termine dei quali avranno luogo le cerimonie di presentazione delle delegazioni governative, la foto di famiglia delle due delegazioni. Seguirà alle 17:15 la riunione plenaria, seguita alle 17:45 dall'incontro con i due copresidenti del Consiglio per gli affari italo-francese, Gabriele Galateri e Jean-Laurent Bonafé. Alle 18:15 si procederà alla firma degli accordi commerciali, di cui fra poco vi dirò, e alla conferenza stampa. Successivamente, intorno alle 7:10, ci si trasferirà al Quirinale, dove a partire dalle 19:30 il Capo dello Stato avrà un incontro ed una cena con i partecipanti al vertice. Alle ore 21 è previsto che la delegazione francese lasci il Quirinale per fare rientro in Francia. La lista dei partecipanti è estremamente importante. Vi siete resi conto che saranno presenti 11 ministri per parte, più i leader delle due delegazioni, il Presidente del Consiglio italiano e Presidente e Primo Ministro da parte francese. Si tratta quindi di una vera e propria riunione congiunta dei due gabinetti, dei due consigli dei ministri. Evento che anche simbolicamente dà l'impressione della intensità dei rapporti fra Francia ed Italia. Basta considerare che dalla fine di aprile ad oggi, quindi dal momento in cui il governo Letta ha assunto il suo incarico, sono stati oltre 30 gli incontri ministeriali bilaterali fra i due paesi, a dimostrazione di una grandissima intensità e varietà di rapporti. Quali sono i temi che saranno oggetto del vertice? Innanzitutto i temi europei e quindi le priorità da perseguire. Crescita, occupazione, completamento dell'Unione economica e monetaria e temi istituzionali. Il vertice ha luogo a seguito del recente incontro di Parigi, vertice convocato dal Presidente Hollande sull'occupazione giovanile, a cui ha partecipato anche il Presidente del Consiglio. Quindi questo tema sarà certamente oggetto dei colloqui. Ricordate anche che in quell'occasione era stato deciso che il prossimo vertice verrà ospitato in Italia. Si tratterà poi di immigrazione e Mediterraneo, che rappresentano due temi per noi estremamente importanti, sia in vista del Consiglio europeo di dicembre, sia nella prospettiva della presidenza italiana nel secondo semestre dell'anno prossimo. Tra questi, visto che sarà anche previsto un incontro congiunto dei ministri degli esteri e della difesa, di cui vi parlavo poc'anzi, il tema della difesa europea, sia dal punto di vista dell'integrazione delle politiche, sia dal punto di vista dell'industria della difesa, figura certamente nell'agenda dei colloqui. Al termine del vertice
verrà adottata una dichiarazione congiunta che elenca le priorità, indica l'agenda di lavoro per il prossimo anno e che avrà un forte contenuto economico. Tanto è vero che in questa dichiarazione è stata inserita una parte che proprio riflette il lavoro di questo Comitato degli Affari copresieduto dal Presidente di Generali e dal Presidente e Direttore Generale del gruppo BNP Paribas, a dimostrazione di come i sistemi economici dei due Paesi siano estremamente integrati. Vi è un settore di collaborazione che certamente è importante e che verrà confermato al vertice, è quello del collegamento ad alta velocità Torino-Rione e attorno a questo altri progetti nel campo ferroviario. Si parlerà poi di spazio e di industria della difesa, di collaborazione nel settore industriale e in tutti i settori oggetto, diciamo, delle competenze dei singoli ministri. Sul piano internazionale il Presidente Hollande, che tra l'altro sarà reduce da una sua visita di questi giorni in Israele e nei territori, avrà modo di affrontare il tema degli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente. Accanto a questo si parlerà di Siria, certamente. Voi sapete quanto i due Paesi siano impegnati a promuovere da un lato la ripresa dei negoziati in vista della convocazione della conferenza cosiddetta Ginevra 2, dall'altro di favorire lo smantellamento dell'arsenale chimico in possesso della Siria e, terzo aspetto per noi estremamente importante, promuovere un più agevole accesso degli operatori umanitari che siano in grado di fornire assistenza a quelle popolazioni. Vi parlavo delle intese che saranno firmate a margine del vertice. Sono due intese economiche estremamente importanti. La prima fra Poste Italiane e Eutelsat, che avrà per oggetto la distribuzione dei servizi interattivi di connessione ad internet a banda larga via satellite. Inutile dire quanto questo tema sia attuale e presente all'agenda politica del governo italiano, ed un altro accordo fra la ESA, cioè fra l'Agenzia Spaziale Europea, e la ELAV, cioè la European Launch Vehicle, e Ariane Space nel campo aerospaziale. Okay. Questo in essenza il contenuto e l'articolazione del vertice. Stefano Grassi, consigliere per gli affari europei del Presidente. Io sarò brevissimo ed è perché Armando vi ha già dato tutti gli elementi essenziali della politica europea, ma resto a disposizione per eventuali domande e lascio invece la parola a Fabrizio sugli aspetti di relazioni economiche tra i due paesi. Grazie e scusate per il ritardo. Ma molto breve anch'io, i rapporti economici tra i due paesi sono intensissimi, come, insomma, come ovvio, come naturale, sono storicamente molto, molto buoni e diciamo così si rafforzano di anno in anno. Pensate che tra l'Italia e la Francia, solo per darvi un'idea, ci sono 200 milioni di scambi ogni giorno. E quindi l'Italia è il secondo partner della Francia e la Francia è il secondo partner commerciale dell'Italia. Lo stesso in materia di investimenti, la Francia è il primo investitore in Italia e l'Italia è un importante investitore in Francia. Dal punto di vista economico, diciamo così, macroeconomico, i due paesi sono, diciamo, sono in una situazione simile, con una ripresa che si vede all'orizzonte ma che rimane ancora debole. I due governi sono impegnati nel sostenere questa ripresa. Per quanto riguarda la finanza pubblica, chiaramente il nostro debito pubblico è molto più alto, però abbiamo un dato sul deficit molto, molto buono, sotto il 3%, mentre i francesi sono ancora in fase di consolidamento fiscale con un deficit a quest'anno al 4,1 e quindi rientreranno sotto il 3% solo a partire dal 2015. Questo è il quadro generale. Naturalmente dal punto di vista industriale ci sono diversi temi, come accennava Armando, che saranno trattati, temi relativi allo spazio, alla Torino-Lione,
al finanziamento delle piccole e medie imprese. Forse due parole su questo. C'è in corso un dialogo serrato tra la nostra Cassa Depositi e Prestiti e la Caisse des Dépôts francese per immaginare strumenti comuni che possano finanziare le piccole e medie imprese nei due paesi e che possano aiutarle sia nell'accesso al credito sia nell'accesso a forme diverse di credito. Mi fermerei qui, grazie. Il Sole 24 Ore Radio Corre, una domanda che immagino che vi aspettate anche. Volevo sapere se il dossier all'Italia in che modo farà parte di questo vertice e a che livello se ne discuterà, visto che è stato anche argomento oggetto di discussione tra Letta e Hollande, tra Letta e Ro, quindi è già entrato in contesti, diciamo, di incontri ufficiali. Volevo sapere se ci sarà un seguito e a che livello. Grazie. Rispondo io. Dunque, anzitutto chiariamo, Alitalia e Air France sono due compagnie con azionariato in gran parte privato, quello di Alitalia completamente privato, Air France con una quota minoritaria del governo. Quindi quello che possono fare i governi è in qualche modo limitato, dipende dagli interessi reciproci di queste due compagnie. Il governo italiano ha sempre detto che Alitalia è un asset fondamentale per il paese, ma che deve anche trovare l'integrazione in un grande network internazionale. Il partner storico è stato Air France, adesso Air France sapete qual è la situazione, non ha aderito all'aumento di capitale, non ha votato il piano industriale. Quindi si sembra una sorta di disimpegno da parte di Air France, anche se sul lungo termine loro, come avete visto dalla loro nota, continuano a dire che la collaborazione continuerà. Noi ci aspettiamo che questo avvenga, però immaginiamo anche che Alitalia voglia cercare di individuare altri partner, magari extraeuropei. Mi fermerei qui. Sempre su Alitalia, lei è stato negli Emirati, volevo sapere se ha parlato. Ah, mi scusi, sono Giselle Davagnoni di Reuters. Dottor Pagani, lei è stato negli Emirati Arabi, almeno così ho letto sui giornali, volevo sapere se ha parlato con Etihad e quindi se ha sondato la loro disponibilità per un ingresso in Alitalia. Seconda domanda, nel dossier spazio rientra anche un possibile accordo fra Finmeccanica e ADS per lanciare un'offerta all'Avio Spazio, comune ovviamente. Sul primo punto, io sono stato negli Emirati per consegnare la lettera del Presidente del Consiglio di sostegno sostegno dell'Italia a Dubai 2020. Sapete che Dubai concorre per l'esposizione universale del 2020 e le votazioni saranno a Parigi a fine mese, quindi è un momento decisivo nella giudicazione di questo importante evento, che è quello successivo a quello di Milano, quindi ci interessa particolarmente. E il governo ha indicato il proprio supporto alla città di Dubai. In quel contesto si è parlato di investimenti emiratini in Italia nell'ambito del piano Destinazione Italia. Come sapete, insomma, gli Emirati hanno importanti fondi sovrani e fondi di investimento, sono uno dei paesi che più abbonda di questo tipo di risorse, e quindi abbiamo parlato anche delle possibilità che si schiudono agli investimenti in Italia. Sul secondo punto, la situazione Avio credo che sia all'esame dei principali gruppi aerospaziali europei. Quello che a noi interessa come governo è valorizzare questo importante asset. Il Avio è un gioiello dell'industria italiana, è un gioiello dell'industria aerospaziale, e in questo senso l'accordo di domani, appunto, tra ELV, che è la società che dei lanciatori Vega, e l'Aerospace e l'ESA, è un importante riconoscimento ancora del valore di Avio. Grazie. Senso più ampio possibile. Buongiorno, sono Christopher Ramsey del Wall Street Journal.
Io volevo sapere la conversazione fra Cassa Depositi e Cassa Depositi e Prestiti. È un'ordinaria dialogo su possibili forme di finanziare le piccole e medie imprese o può sbocciare una specie di annuncio più formale, decisionale per dire? E la seconda era il discorso Eurozona Unione Bancaria, possiamo aspettare dichiarazione forte o in una bilaterale è piuttosto un'espressione di convergenza aspettando futuri incontri a Bruxelles? Grazie. Rispondo sul primo punto, poi lascio la parola ai colleghi sul secondo. Il dialogo dovrebbe finalizzarsi a qualcosa di concreto, per esempio la creazione di un veicolo comune, però è ancora presto, nel senso siamo ancora in una fase preliminare in cui si sta cercando di capire cosa si può fare insieme, quindi è soltanto, diciamo così, un primo momento, vedremo poi nei prossimi settimane, nei prossimi mesi in che cosa si concretizza precisamente. Grazie. Bancaria, le posizioni tra la Francia e l'Italia sono convergenti, per entrambi il completamento dell'unione bancaria è lo strumento più importante per assicurare la stabilizzazione dell'area euro, ridurre la frammentazione dei mercati finanziari e migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese europee, quindi uno strumento di stabilizzazione e di crescita. Sia a livello tecnico che a livello politico la convergenza su quali sono le soluzioni con le quali deve essere costruito il completamento dell'unione bancaria è molto forte e quindi è visibile anche in tutte le istanze di discussione dei temi dell'unione bancaria insieme all'Ecofin, ai gruppi di lavoro e anche tra i leader. Il messaggio che verrà fuori dall'incontro dei leader è un messaggio che riafferma l'importanza di completare l'unione bancaria e quindi di associare all'istituzione di un meccanismo di supervisione unico anche un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, che sia sostenuto da un fondo di risoluzione delle crisi unico, alimentato dal settore privato, ma sostenuto anche da un backstop europeo. Secondo messaggio, questo completamento deve avvenire secondo il calendario stabilito e quindi raggiungendo un accordo politico entro il mese di dicembre, come era stato stabilito dal Consiglio europeo di giugno, senza per questo ovviamente rinunciare al livello di ambizione che le ho accennato. Quindi un accordo sì, ma deve essere un accordo per un meccanismo unico e sostenuto da backstop europei. Grazie. Andrew Fry di Bloomberg. Una domanda: se le privatizzazioni erano sull'ordine del giorno, se era auspicabile che la Francia potesse avere un ruolo a sostegno magari delle vendite, e in particolare su ST Microelettronica, se c'è c'è bisogno di qualche tipo di accordo con Francia. Beh, le privatizzazioni, naturalmente siamo in un mercato di capitali aperto, in particolare in Europa, quindi le società controllate dallo Stato che verranno messe sul mercato attraverso per esempio offerte pubbliche di acquisto riceveranno capitali italiani e stranieri e quindi ci immaginiamo e ci auspichiamo anche francesi. Non credo che si parlerà in particolare di STM.